Ciao amici, oggi sono un po' rintontito perché la scorsa notte mi sono entrati in casa i ladri. Ho passato la notte in bianco e questa notte non sono riuscito a riposare bene, ovviamente. Se vi interessa, qui sotto nei commenti trovate il video dell'intrusione. Sto lavorando a due progetti per aumentare la sicurezza delle nostre case: il palo della sicurezza e la scaccia ladri versione 2.0. Oggi però mi voglio rilassare e vi parlo di una soundbar con subwoofer top di gamma, la Panasonic SCHTB900. Ne vedremo le caratteristiche, funzionalità, settaggi e la metteremo anche alla prova. Ma per prima cosa guardiamo qualche attimo di un video con gli altoparlanti del televisore, quindi non con la soundbar, li metterò alla massima potenza. E poi riprodurrò lo stesso video con la soundbar alla massima potenza. Vediamo le differenze. Ho messo gli altoparlanti del televisore alla massima potenza. Come potete vedere è tutto alla massima potenza. Il suono non è granché, non ha spessore. Dovreste riuscire a sentirmi anche abbastanza bene. Quello che dico penso lo stiate sentendo. Vediamo ora le caratteristiche principali. Supporti formati audio Dolby Atmos e DTS:X. Il suono arriva da tutte le direzioni, anche da sopra la testa. Dispone di connettività Wi-Fi e Bluetooth. Il sistema è dotato dell'amplificatore Technics Yeno Engine, completamente digitale, per riprodurre fedelmente le sorgenti audio ad alta risoluzione. Sulla parte frontale della soundbar sono montati 6 altoparlanti delle frequenze medie da 6,5 cm e un tweeter su ciascun lato. Il subwoofer wireless spara i bassi sul pavimento per una resa ottimale del suono. Il sistema ha una potenza in uscita complessiva di 505 W, il subwoofer è da 250 W, la soundbar da 255 W. Per avere un termine di paragone, gli impianti Home Theater di fascia economica arrivano normalmente a una potenza massima di 150 watt. Possiamo trasmettere musica dai nostri device tramite Google Chromecast, supporta Google Assistant. Nella confezione troviamo la soundbar, l'unità principale, il subwoofer, telecomando con una batteria, ripetitore IR, staffe per l'installazione a parete, i due cavi di alimentazione, manuale di istruzioni. Il design è elegante e moderno. Questo home theater fa sfoggio di sé sia in case moderne sia con arredi tradizionali. Malgrado le dimensioni, il peso è contenuto. La soundbar pesa 5,9 kg, il subwoofer 5,3 kg. Le dimensioni sono 180 mm per 408 per 298, 1050 per 70 di altezza circa per 120. Cominciamo dalla soundbar, che come vedete ha una griglia anche, questa è la testa, anche in testa. Eh sì, è capace di irradiare il suono non solo a destra e a sinistra, ma pure in alto. Dispone infatti della funzione surround 3D. Sempre in testa troviamo alcuni pulsanti che si attivano a sfioramento. Selettore di standby e accensione, volume meno, volume più, selettore per la modalità d'ingresso HDMI, rete, Bluetooth, pulsante per l'accoppiamento con un dispositivo Bluetooth. Sul davanti troviamo, oltre al display che come vedremo se ci dà fastidio possiamo oscurare, anche il sensore del segnale del telecomando. Sul retro troviamo porta per il cavo di alimentazione, porta HDMI ARC,
Altre due porte HDMI semplici, non ARC, porta LAN, porta per il cavo ottico, porta per il ripetitore IR. Il subwoofer ha solo un indicatore wireless qui in alto, indica lo stato della connessione all'unità principale, come vedremo meglio tra poco. Dietro troviamo il pulsante di accensione. Vediamo anche il telecomando, decisamente piccolo. Troviamo il pulsante di accensione, selettore della modalità d'ingresso del segnale, accoppiamento Bluetooth, menu setup, menu audio, regolazione del volume, muto, selettore e pulsante di conferma per le impostazioni. L'installazione è semplice e alla portata di tutti. Anzitutto, come prima cosa, decidete dove collocare la soundbar. Io l'ho messa davanti alla TV, ma potete anche appenderla alla parete. Il subwoofer potete metterlo dove volete, tanto dialoga con la soundbar in modalità wireless. Vediamo come collegare la soundbar al televisore. Se il vostro televisore dispone di porta HDMI ARC, collegatela utilizzando un comune cavo HDMI. L'altra estremità va infilata nella porta HDMI OUT ARC della soundbar. Se il vostro televisore ha una porta HDMI normale, non ARC, oltre a collegarli come abbiamo fatto prima con il cavo HDMI, dobbiamo utilizzare anche il cavo audio digitale ottico. Se il vostro televisore non ha né la porta HDMI ARC né la porta per il cavo ottico, siete nei guai. Per risolvere il problema potete utilizzare il Bluetooth. Personalmente guardo ormai quasi tutto online, film, documentari, serie TV. Silenzio. Per farlo utilizzo un TV box. Se ne volete acquistare uno vi lascio qui sotto in descrizione qualche link. Collego il TV box al televisore con un cavo HDMI normale. Non serve in questo caso che il TV box abbia appunto la porta HDMI ARC, è una porta HDMI normale. Accendiamo il subwoofer e la soundbar. Il subwoofer si collega in automatico alla soundbar, vediamo infatti che il LED è verde. Se rimane rosso c'è qualcosa che non va, semplicemente la soundbar potrebbe essere spenta. Collego l'impianto di Home Theater al TV box tramite Bluetooth, Home Theater connesso e il gioco è fatto. Con il telecomando possiamo selezionare la modalità audio che preferiamo in relazione al programma che dobbiamo vedere. Pigiamo Sound. Sul display della soundbar compare la scritta Sound Mode, pigiamo OK. Con le frecce possiamo scorrere le opzioni. Troviamo ad esempio Standard, ottimale per fiction e programmi TV. Stadium, produce un suono realistico per eventi sportivi. Music, ovviamente per la musica. Cinema, il suono è tridimensionale adatto ai film. News va bene ad esempio per il telegiornale. Pigiando ripetutamente Sound possiamo selezionare l'effetto sonoro che preferiamo. Per questione di tempo ne vedremo solo alcuni. 3D Surround espande il campo sonoro non solo a destra e a sinistra ma anche verso l'alto in modo che l'audio ci avvolga. Subwoofer pigiamo OK. Possiamo regolare l'intensità dei bassi dal minimo L livello 1 al massimo livello 4. Troviamo altri effetti, ma mi fermo qui. Premendo Setup accediamo al menu delle impostazioni. Vediamo le principali. Con Dimmer possiamo cambiare la luminosità del display. Impostando display off, il display si accende per circa 5 secondi se vengono effettuate operazioni sulla soundbar o con il telecomando. Io ho impostato questa modalità così non mi infastidisce quando guardo i film. Auto off, l'unità principale si spegne automaticamente in mancanza di audio in ingresso e se non risulta utilizzata da circa 20 minuti. Andiamo in reset per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa funzione serve per aggiornare il firmware. Ci sono anche altre impostazioni, ma mi fermo a quelle che abbiamo visto, le principali. L'Home Theater è compatibile con Google Home. Facciamo una prova con Spotify, questa è una canzone a caso. Vediamo che siamo già connessi con il nostro impianto Home Theater.
clicco play. E la musica viene riprodotta con un ottimo sound. Facile, no? Mettiamo alla prova la nostra soundbar, proviamo anzitutto a cambiare modalità di input. Sto utilizzando l'impianto per riprodurre un video YouTube, è collegato alla TV tramite TV Box con collegamento tramite cavo HDMI. Ho aperto Spotify e avviamo la riproduzione di un brano musicale. Selezioniamo il nostro home theater e vediamo quanto tempo impiega per switchare. Andrà aggiunto un paio di secondi, 3 secondi almeno, il tempo che ho fatto io le cose. Ok, circa 16 secondi, quindi un tempo nel complesso accettabile. Facciamo adesso l'opposto, torniamo al TV Box, per farlo appunto schiacciamo, pigiamo input, selezioniamo HDMI 1, vediamo quanto tempo ci vuole. Un attimo, qua è veramente un attimo, neanche 5 secondi ci ha messo. Molto bene. Purtroppo non posso farvi percepire la mirabolante potenza dei bassi. Mi state ascoltando con gli altoparlanti del vostro device, non con quelli di questo impianto. Per darvi un'idea della potenza, vediamo cosa succede a questi evidenziatori. Bene, da un po' che non uso l'impianto ed è andato in standby. Lo capiamo dal LED rosso del subwoofer, non è appunto più verde, e il display sulla soundbar si è spento. Lo accendo pigiando il pulsante rosso sul telecomando. Ok, vediamo se è subito operativo oppure se impiega un po' per collegarsi. Avvio un video sul mio canale YouTube. È subito operativo, perfetto. Ho collegato la soundbar alla mia TV tramite Bluetooth. Abbiamo un problema, l'audio è in differita. Mi state guardando in un video che ho registrato e che sto riproducendo in TV. Vedete che non è sincronizzato al movimento delle mie labbra? Questo è un problema molto sgradevole. È colpa dell'impianto Panasonic, della mia televisione, da due soldi o del mio TV Box economico? Probabilmente non dell'impianto Panasonic. Ho tuttavia trovato una soluzione, basta aggiungere un cavo HDMI e non utilizzare il Bluetooth. Per risolvere in questo caso non utilizziamo il Bluetooth per collegare il nostro TV Box al televisore. Sostituiamo il Bluetooth con un cavo HDMI in più. Cosa vado a fare? Vado a collegare la soundbar nella porta HDMI out, quella che c'è scritto anche H. Vado a collegare al televisore con un cavo HDMI. Ovviamente il televisore può avere anche una porta HDMI normale, non H, va bene lo stesso. Sempre nella soundbar, nella porta HDMI in, io l'ho messo nella numero 1, vado a inserire un altro cavo HDMI. Questo cavo HDMI, dove lo vado a mandare? Lo vado a mandare nel
nel TV Box. Così facendo l'audio sarà perfetto e non abbiamo più problemi di sincronizzazione. In conclusione, si tratta senz'altro di un ottimo impianto home theater di fascia alta. L'installazione è semplice, alla portata di tutti e l'ingombro contenuto. Il subwoofer si collega alla soundbar senza bisogno di cavi. Dispone di connettività Wi-Fi e Bluetooth. L'effetto sonoro è avvolgente come al cinema. I bassi in particolar modo si fanno davvero sentire. La soundbar è in grado di indirizzare il suono non solo a destra e a sinistra, ma anche verso l'alto. Dispone di diversi effetti sonori e di numerose opzioni di personalizzazione. È compatibile con Google Chromecast. Ottimo per guardare film come fossimo al cinema, ma anche serie TV, il telegiornale, una partita con gli amici e molto altro ancora. Se questo video ti è piaciuto, metti like, avrò così lo stimolo per farne tanti altri. Se vuoi seguire le mie scoperte e le mie recensioni, iscriviti al canale. Alla prossima!